Una soddisfazione essere arrivati all'undicesima edizione, naturalmente il contributo di tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, questo evento scientifico, perché in questo momento diciamo, c'è una notevole affluenza anche nell'ambito delle varie attività congressuali, per cui l'obiettivo del Comitato Scientifico è stato quello proprio di creare delle sessioni interattive che fossero il più possibile interessanti, ma che soprattutto rispecchiassero il più possibile quelle che sono le necessità del territorio, e abbiamo riflettuto su quello che è l'importanza della gestione per esempio del bambino con patologia cardiaca. Abbiamo avuto l'opportunità di invitare il professor De Luca di Catania, che ha dimostrato con una serie di casi clinici interattivi tutte le patologie cardiache che possono frequentemente arrivare in pronto soccorso. Altra diciamo, specificità è stata la cura nei riguardi della gestione del neonato. Il neonato, come ben sapete, non appartiene in genere nei congressi di pediatria, si parla poco di neonato. Quest'anno c'è questa grossa novità perché ci siamo resi conto, visto la situazione particolare della nostra regione, comunque ancora evidente in tutto il territorio nazionale, della presenza di alcuni punti nascita in alcuni ospedali che devono essere gestiti necessariamente dal pediatra, abbiamo ritenuto opportuno che anche il pediatra si avvicini e conosca perfettamente quelle che sono le azioni da mettere in atto in seguito alla presenza di un neonato in stato di emergenza o in situazioni critiche. Naturalmente l'attenzione particolare è stata data anche alla sfera della broncopneumologia e allergologia, con tutto il gruppo della professoressa Duse dell'Università della Sapienza di Roma, argomento a me particolarmente caro perché ovviamente provengo da questa scuola, però abbiamo cercato di soffermarci su quelle che sono le novità terapeutiche sia in ambito di bronchiolite che in ambito di patologia asmatica. E a questo abbiamo affiancato la particolarità ormai del bambino del Mediterraneo, che alla sua undicesima edizione sta iniziando ad essere ormai un adolescente, e abbiamo affiancato la presenza degli specializzandi con i loro casi clinici interattivi e la presenza della componente infermieristica, forte la loro presenza, forte il loro contributo anche scientifico e forte la loro collaborazione. In quest'anno abbiamo voluto mettere in evidenza quello che è il momento critico della sanità regionale ma anche nazionale, nello specifico nel campo dell'area pediatrica, in particolare delle esigenze in campo delle urgenze ed emergenze, di una rete territoriale, ma non solo territoriale, ma anche ospedaliera, che deve trovare un progetto comune per poter avere miglioramenti e naturalmente avere dei progetti univoci che fanno degli interventi per la salute dei bambini, emergenza e urgenza, la priorità.